what your country can do for you, we shall ask what you can do for your country. Si manifesta la ricerca di qualcosa di nuovo. La favola finisce, che sono tutti felici, contenti e intossicati. Idee confuse sul progresso e che hanno poche idee sull'eguaglianza. Maurizio Landini nasce a Castelnuovo nei Monti, in provincia di Reggio Emilia, il 7 agosto del 1961. Maurizio cresce in una famiglia povera, ma nonostante le difficoltà i genitori non gli fanno mai mancare nulla. Il padre Attilio era un burbero ma onesto cantoniere, la madre Flora una dolce casalinga. Il giovane Landini, però, non si riconosceva nelle sue umili origini e in aperto contrasto con il padre conduceva una vita diametralmente opposta. Maurizio Landini giovane era molto diverso dal sindacalista duro e puro che tutti oggi conosciamo. A cavallo tra gli anni 70 e 80, Maurizio Landini era uno yuppie. Frequentava con gli amici Milano e la vicina Salso Maggiore in cerca di future Miss Italia e faceva stragi di donne sempre in coppia con il suo amico fraterno Tony Lanzo. Io e Lando facevamo i numeri, ma i numeri veri. Ci conosceva tutto il nord Italia. Eravamo come due galli in un pollaio di figa, anzi, il gallo vero era lui. Perché ti faccio un esempio, no? A Salso Maggiore, dove sono le Miss Italia, no? Cioè, schiacciarsi una Miss era facilissimo. Basta avere un cabrio, un champagnino e queste erano sdraiate. Ma lui mica si accontentava di una normale, non so, Miss Lombardia. Lui ha puntato al top, lui si è schiacciato alla Patti Mirigliani, the top of the world. Poi io, detto tra noi, a letto era un bomber. Ma non lo dico io, lo sapevano tutti. Gli hanno dedicato anche un fumetto, Il Lando. Il Lando è stato un famoso fumetto erotico realizzato da Renzo Barbieri che ha spopolato a cavallo tra gli anni 70 e 80. Si dice che Barbieri, l'autore, si fosse ispirato a Lando Buzzanca per ideare questo personaggio, dandogli poi le sembianze del Celentano. Ed è vero in parte, perché ha le sembianze effettivamente di Celentano, ma il Lando a cui si è ispirato in verità era Maurizio Landini. E voglio dire, come dimenticare delle perle, come per esempio la Bernarda di Bernarda, o piuttosto che con la bava all'uccello, oppure uno dei miei preferiti, insomma, il criptico ma allo stesso tempo ermetico Besame e il Ciuccio. La dimostrazione di questa mia tesi è proprio comprovata dall'ultimo numero, che adesso abbiamo solo in forma digitale, del Lando, 80 voglia di Fium. Ma la vita di Maurizio Landini era destinata a cambiare. Il 26 agosto del 1981, mentre si trovava in una discoteca di un villaggio turistico franco-rosso, gli fu negata una cosa che, secondo il giovane Maurizio, gli spettava di diritto. Me lo fai un gin fizz? Non posso! Come no? C'ho il braccialetto! Ma con quello sono bibite succhi! Ma va, ma questo qua è un braccialetto all inclusive! Tutto compreso, no? Non posso, mi spiace! Vera o albicocca? O tutte e due! Ecco! Questo è il momento preciso in cui la vita di Maurizio cambiò. È un mio diritto. È un mio diritto! Ma questo qui è un braccialetto all'inclusive! Voglio il mio cazzo! DJ Fizz! Dammi il mio DJ Fizz! Pezzo di merda! È un mio diritto! Porca merda! È un mio diritto! L'episodio del braccialetto all'inclusive, all'apparenza banale, sconvolse la sua vita. Perché era un'ingiustizia, perché era un suo diritto e perché quel Gin Fizz lo voleva proprio. E il passaggio dalla Franco Rosso alla Rossa Fium fu più breve di quanto si possa pensare. La gente non vuole i succhi, vuole avere il diritto di potersi ubriacare. La gente non vuole le mance, vuole avere il diritto di lavorare. Io non so cosa sia successo. Gliel'ho anche detto, Lando, ma cosa ti cambia? Prendiamo il succo. Lui, no, è una questione di principio. Ho il braccialetto, voglio il Gin Fizz. Poi da lì è cambiato. Cioè, per noi il Lando è sempre il trapanatore. Adesso va in giro a dire che questo soprannome gli è andato in fabbrica. Lando, che cazzo dici? La voglia di cambiare il mondo e il rapporto ormai logoro con il padre spingono Maurizio a mollare tutto e a partire. Così il 27 agosto del 1981 lascia la sua famiglia, i suoi amici e la sua terra con uno zaino in spalla per andare a difendere i diritti dei più deboli, quegli stessi diritti che anche a lui erano stati negati. Non si hanno più notizie per 20 anni, a parte questa foto con il subcomandante Marcos, dove però Maurizio, a differenza sua, ha il coraggio di non coprirsi il volto. Nel 2003 torna nella sua Reggio, 20 anni dopo la sua partenza, e il 30 marzo 2005 diventa segretario nazionale della FIUM, da dove continua tutt'oggi la sua battaglia in difesa dei lavoratori e dei loro diritti. Ma ogni tanto, la notte, quando sveste i panni del sindacalista duro e puro,
si vede di nascosto con il suo amico fraterno Tony Lanzo per andare a sentire nei luoghi della loro gioventù il loro idolo, Jerry Calà. Perché in principio era un Gil Fitz.